cambio soldi, taxi, check-in hotel, la SIM card per il telefono e un'applicazione per gli spostamenti a Bangkok. Se stai programmando di venire in vacanza in Thailandia ed atterri a Bangkok, guarda questo video fino alla fine. Oggi voglio darti dei consigli utili e pratici su tutto ciò che dovrai fare non appena atterrato. Se non sei mai stato a Bangkok e se non hai ben idea di come organizzare la vacanza, potrebbe essere che magari una volta appena atterrato non sai cosa devi fare e potresti compiere delle azioni a vuoto rischiando di perdere tempo. Nei prossimi punti ti dirò esattamente cosa devi fare dal momento in cui atterrerai. Mi chiamo Daniele, vivo in Thailandia e se stai pensando di fare un tour delle isole Phuket, Samui o se magari vuoi visitare qualche tempio di Bangkok, i templi più belli, o andare su al nord o andare su a Chiang Mai, iscriviti come sempre sul gruppo Vacanze in Thailandia, che lo trovi come al solito qua sotto in descrizione, oppure visita il sito www.vacanzeinthailandia.com e scarica il catalogo di tour. Partiamo con il cambio soldi. Magari ti avranno consigliato di cambiare dei soldi in Italia. Te lo sconsiglio vivamente, il cambio in Italia non è assolutamente favorevole. Ti consiglio di portarti sia dei contanti che una carta per prelevare. Ovviamente i contanti ti saranno molto più agevoli quando sarai in giro per cambiare i soldi. Io nello specifico preferirei portarmi dei contanti. Si paga molto meno di commissione rispetto ad una carta e sono molto più maneggevoli. Una volta atterrato cambierai magari 50-100 euro, non di più, giusto i primi soldi che ti servono per le spese iniziali, tipo non so, il taxi per andare in hotel, magari vorrai lasciare non so una mancia arrivato in hotel e magari comprare una scheda del telefono e qualche acqua o qualche cosa da bere al 7-Eleven. In aeroporto ti consiglio di cambiare al Super Rich, credo che sia il miglior cambio esistente a Bangkok, quello col cambio migliore. Mentre una volta arrivato in città potrai cambiare sempre al Super Rich, però i cambi del Super Rich in città sono un po' più favorevoli ovviamente di quello che c'è in aeroporto. In alternativa avrai anche la tua carta di credito, la tua carta per prelevare. Mi raccomando, una volta che parti falla abilitare per i prelievi internazionali. Ho visto tante situazioni di gente che è partita con la carta che non l'ha fatta abilitare per il prelievo internazionale, si è ritrovata a ridosso del weekend e avevano soltanto la carta per pagare o comunque per fare prelievi o per avere disponibilità e hanno dovuto aspettare il lunedì che la banca riaprisse. Quindi, onde evitare questa situazione, portati contanti e carta. E tieni anche presente che comunque la carta ti chiederà un prelievo, una commissione al prelievo che sono più o meno sui 5 euro. I taxi, una volta che avrai finito la trafila del controllo passaporto, che avrai cambiato i tuoi soldi, che avrai preso la valigia, ti dovrai dirigere appunto verso i taxi per spostarti in centro. Apro una piccola parentesi, alcuni preferiscono il trenino, quello che dopo varie fermate, dopo 5-6 fermate, si ferma alla stazione di Payatai. Io te lo sconsiglio, è anche bello da prendere, è una mezza cosa turistica, se così possiamo definirla, però poi alla fine è scomodo, perché primo ti devi portare la valigia da te. Ok, risparmi dei soldi, però il taxi ti porta direttamente a destinazione. Ammesso e concesso che prendere il trenino avrei risparmiato quei 300 baht, ma secondo me non ne vale la pena fare tutta quella fatica, perché poi una volta arrivato a Bangkok alla stazione di Payatai, da lì dovrei cambiare un'altra volta o di nuovo con un'altra volta con un'altra fermata dello Skytrain, quindi della BTS, oppure da lì prendere un altro taxi, quindi avrei sì risparmiato dei soldi, però ci avrei messo anche il doppio se non il triplo del tempo se incontrerai traffico. Quindi mio parere personale, una volta che avrei passato la trafila del passaporto, avrai cambiato i soldi, dirigiti direttamente ai taxi, vai al ground floor, troverai una fila, prenoterai, andrai alla macchinetta, quando arriverà il tuo turno schiaccerai il pulsantino, ti arriverà il tuo numero di prenotazione del taxi, darai le valigie all'autista, comunicherai la tua destinazione, a volte gli autisti ci mettono un pochettino a capire perché non tutti parlano inglese, e da lì non si scappa, l'autista dovrà per forza schiacciare il tassametro, bene o male una corsa va dai 300 ai 350 baht. Ti dico questa cosa, te la specifico, perché in un altro video ho parlato di alcune truffe che a volte fanno i tassisti quando fanno un po' i furbetti. Te lo metto il video, se non l'hai ancora visto te lo metto qua sopra. Terzo punto, una volta arrivato in hotel dovrai fare il check-in. Anche questo mi sembra un discorso abbastanza scontato, però preferisco parlartene perché date le mie passate esperienze quando lavoravo come assistente ai tour operator, ne ho viste di cotte e di crude, scene molto imbarazzanti di gente che arrivava al check-in, non era neanche mezzogiorno e si lamentavano perché le stanze non erano libere. Se non hai mai viaggiato e è il tuo primo viaggio internazionale che fai, devi sapere che una volta arrivato la camera non è scontato che sia pronta da subito. Se l'hotel te la vuol dare e sono le 10:30, 11 o mezzogiorno, sappi che l'hotel ti sta facendo un gran favore, perché da regolamento internazionale le camere vanno liberate entro le ore 2 del pomeriggio. Quindi potrebbe essere che una volta appena arrivato, se la camera non è pronta, l'hotel ti
ti potrebbe anche dare una stanza di cortesia dove poggi la valigia, farai una doccia e poi da lì magari andrai a comprare la famosa SIM card al 7-Eleven. Quindi una volta arrivati in hotel, se la camera non è pronta, armati di pazienza, tieni a portata di mano il passaporto e magari il voucher di prenotazione della stanza, se hai prenotato con l'agenzia, oppure fatti uno screenshot del motore di ricerca con cui hai prenotato, se non so, magari avrei prenotato con Agoda piuttosto che con Booking. Quarto punto, munisciti di scheda SIM card, è fondamentale, la potrai tenere sempre con te, la metterai nel telefono, avrai del traffico dati, ti potrai connettere in ogni posto dove sarai, manderai foto, comunicherai con WhatsApp. È di primaria importanza avere subito questa scheda non appena arriverai. Ci sono tre operatori, non è tanto difficile scegliere, uno vale l'altro. Potrei scegliere tra DTAC, TrueMove e AIS. Io di solito consiglio di fare questa scheda, di farla subito appena arrivati al 7-Eleven, così via il pensiero, via il dolore, non ci pensi più. Altrimenti l'alternativa, se non vuoi andare a farla al 7-Eleven, vai pure nel primo centro commerciale che trovi più vicino. Magari al centro commerciale è capace anche che hanno delle offerte migliori del 7-Eleven. Comunque il risparmio non penso che sarà più di tanto. Ci sono vari piani per le schede SIM, mi sembra che partano dai 150 baht fino ad arrivare ai 600 baht. Io direi che per una vacanza di 2 settimane circa, 10 giorni, 2 settimane, pure 3, io penso che con un piano da 200-250 baht, che più o meno siamo intorno ai 5-6 euro, potresti andare più che bene. Non appena avrai fatto la tua SIM, che appunto avrai del traffico dati disponibile, scaricati l'applicazione per gli spostamenti, per i taxi, che si chiama Bolt. Ce ne sono due, ci sono Bolt e Grab, io preferisco Bolt, mi sembra più responsive, vada più veloce, mi sembra che ci sia più disponibilità di tassisti, però alla fine una equivale all'altra. Ti consiglio appunto di scaricare questa applicazione, primo perché così eviterai le truffe che ti potrebbero capitare, quelle di cui ti stavo parlando prima, di cui ho parlato già nell'altro video. La comunità di queste applicazioni, che sono veramente comode da usare, se non l'hai mai fatto, sono molto intuitive. Una volta che l'avrai scaricata è semplice prenotare un taxi, ti dirà già il tempo di attesa, quanto ci metterà ad arrivare un taxi a prenderti, basta mettere le location, veramente semplice da usare, e in più saprai anche quanto andrai a pagare, cosa che magari a volte non succede con i tassisti, quelli appunto che fanno i furbetti. Ti rinnovo di nuovo l'invito a guardare il video di cui ti stavo parlando prima, quello sulle truffe da evitare a banco, che te lo metto sempre qua sopra. Quindi primo, saprai in quanto arriva il taxi, secondo, sai quanto andrai a pagare, terzo, la maggior parte delle volte sono anche taxi nuovi e puliti, che per carità alla fine l'importante è muoversi, però se ti puoi muovere anche in una macchina bella, pulita, senza strani odori dentro, è anche meglio. Funzionano più o meno come Uber in Europa o dall'altra parte del mondo, in base alla disponibilità di tassisti che ci sono in giro, in base agli orari della giornata, ci sono determinati tipi di tariffe che comunque non vanno tanto lontano dalle tariffe che hanno i taxi normali. Quindi a volte per comodità io la uso molto volentieri Bolt, invece se sono in giro e ho bisogno di un taxi al volo lo fermo per strada. Però ti ripeto, se ti si dovessero presentare delle occasioni spiacevoli con i tassisti, sai che puoi usare almeno questa applicazione. E dunque queste sono le 5 cose che ti consiglio da fare subito, non appena sarai arrivato. Sono molto curioso di sapere come hai programmato la vacanza, se queste cose che ti ho appena detto sono le stesse che farai non appena arrivato, o fammi sapere diversamente se ti sono stato utile e se in qualche modo posso averti aiutato sulla programmazione del tuo prossimo viaggio. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di iscriverti al canale, magari lasciami anche un like che non fa mai male, e come al solito, se ti andrà, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!